Allora, oggi continuiamo, la volta scorsa diciamo, riorizzontiamo un po', perché la volta scorsa, anche per chi non c'era, abbiamo, diciamo così, affrontato il tema della... Abbiamo affrontato il discorso della chiamata e dell'indole scatologica della Chiesa, cioè il capitolo settimo della Lumen Gentium, dove si spiegava come la Chiesa abbia un'indole essenzialmente scatologica, cioè la Chiesa non è stata fatta dal Signore per la terra, ma è stata fatta per il cielo, cioè la Chiesa militante, la Chiesa purgante, la Chiesa trionfante. La parte più bella della Chiesa la vedremo quando staremo in paradiso. E come l'anno scorso, che stiamo trattando il tema della Chiesa, soprattutto nella Lumen Gentium, questo è il capitolo settimo, ci mancano il settimo e l'ottavo. Il settimo appunto parla dell'indole scatologica della Chiesa e l'ottavo del rapporto che c'è tra la Madonna e la Chiesa. Allora, li facciamo adesso da novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile, quindi abbiamo sei incontri in cui approfondiamo il tema dei novissimi. Io ho delle slide con un pochino di elaborato, già pronte, e poi a maggio, se Dio vuole, ecco, in concomitanza con il mese della Madonna, faremo l'ultimo incontro dove approfondiremo i rapporti tra Maria e la Chiesa, che tra l'altro è un tema in cui sono particolarmente specializzato. Quindi oggi cominciamo ad affrontare il tema dei novissimi, cioè cosa ci attende dopo la vita terrena. Qui forse già si ricorderà qualcosa Alessandro, perché l'anno scorso l'abbiamo visto un pochino con i ragazzi. Allora, quando si parla dei novissimi c'è una grande distinzione tra novissimi hominis e novissimi mundi. I novissimi hominis sono, diciamo così, fondamentalmente quattro, ma ci sono poi due aspetti complementari che vanno affrontati nei quattro, perché i novissimi hominis sono la morte, il giudizio, tra virgolette particolare, perché poi il giudizio universale si affronta come realtà ultima, c'è la messa di Cristo Re questa settimana, e poi l'inferno, e tra parentesi purgatorio, ma il quarto novissimo è il paradiso. E poi ci sono purgatorio, è fuori parentesi perché il purgatorio non fa parte dei novissimi, perché i novissimi affrontano i momenti e gli eventi definitivi della vita dell'uomo. Il purgatorio è uno stato, come lo vedremo, transeunte, illimitato, destinato a terminare. Tra parentesi, limbo, perché il limbo, a differenza delle altre, non è un dogma di fede, non è una verità di fede definita, è un argomento su cui si è parlato, è stato presente anche in alcuni catechismi. Io personalmente sono tuttora convinto della sua esistenza, ma non è il suo, come dire, l'esistenza del limbo oggetto di fede divina e cattolica. Si è allo stato liberi di non credere nell'esistenza, anche se la sua eventuale non esistenza pone dei problemi che poi, quando ci arriviamo, se lo tratteremo, adesso vediamo un pochettino, li andremo a vedere. Siamo al mese dei defunti, quindi sappiamo che la Chiesa dedica un mese intero ai defunti, ed è anche il tempo, diciamo, migliore per porsi il problema della morte. Allora, che cos'è la morte? Allora, ci sono innanzitutto alcune premesse da fare quando si affronta il tema della morte. Qui c'è un indice, diciamo così, del discorso che si va a fare. Alcune premesse: la visione cristiana della morte, che ci viene dalla rivelazione, vedremo, sono dei passi biblici espliciti. La morte è conseguenza del peccato, una cosa che non ci sarebbe dovuta essere, secondo quello che era il piano originale di Dio, ma è entrata nel mondo concomitantemente con il peccato dell'uomo. La vittoria di Cristo sulla morte, perché Cristo è venuto sulla terra per distruggere il peccato, che San Paolo chiama il pungiglione della morte, espressione molto molto bella, perché come se non si punge una vespa ti inocula il veleno, poi se ti pungi col peccato ti entra dentro il veleno che ti porta alla morte, tale e quale. Cristo si è fatto pungere dalla morte, perché è morto, pur non meritandoselo, ma è tornato dal cimitero vincendo la morte, quindi c'è la vittoria di Cristo sulla morte. E da quel momento in poi la morte ha assunto un significato differente per noi cristiani, la morte come ritorno in patria, come poi avremo modo di vedere. Adesso, quali premesse?
Anzitutto una citazione di Gaudium et Spes 18, perché in faccia alla morte l'enigma della condizione umana diventa sommo. Ora, certamente questo non è il caso che riguarda noi che siamo più o meno credenti, ma il problema della morte è un problema che chiede necessariamente all'uomo di essere affrontato e che sia presa una posizione. Tutti gli esseri umani sanno che devono morire, e il fatto della morte pone inevitabilmente delle domande. Cioè, noi siamo sicuri che tra 100 anni, qui, più in su, né di quelli che sono qui presenti, né di quelli che seguono la catechesi in diretta, né di quelli che ascolteranno in differita, insomma, tra 100 anni non facciamo torto a nessuno, quindi sicuramente nessuno di noi sta sul pianeta Terra. E allora dove stiamo? Dove non staremo? C'è realmente qualcosa? Cosa c'è? Se c'è, come ci si arriva? Di cosa si tratta? Non c'è niente, io racconto sempre ai ragazzi più giovani una scena che mi ricordo di quando feci a suo tempo la visita, ai tempi miei c'era ancora la leva militare obbligatoria, andiamo a fare 3 giorni, io andai alla Spezia perché sono del mese di settembre, appartenevo a Marina, c'era un romanaccio di Roma borgatorissimo, insomma, di non mi ricordo quale quartiere, che un po' un bulletto che con 2 giorni già era in RAS, diciamo, un leader indiscusso del gruppo che faceva. Allora, rea, qua dopo divertirsi perché tra poco morivo, andavo tutti a finire sotto un metro di terra alla Romana proprio stretto. Andiamo a finire sotto un metro di terra. Sotto un metro di terra certamente il nostro corpo ce l'ha finì. Bisogna vedere se la morte è semplicemente andare a finire sotto un metro di terra. O c'è qualcun altro, lo sappiamo tutti quanti, insomma, che a livello filosofico, fin dai primissimi primordi, insomma, una delle grandi molle che ha mosso il pensiero filosofico è stato proprio il problema della morte, no? È stato risolto in vari modi, insomma. Quindi sicuramente è il momento cruciale e definitivo della vita di un uomo, e tra l'altro, come ci dice la fede, è il momento in cui il proprio destino assume una direzione irreversibile. Questo lo vedremo, che è proprio un contenuto tipico della rivelazione. Cioè la morte ci toglie in un certo stato, che può essere uno stato di grazia o uno stato di non grazia, può essere uno stato di amicizia con Dio o di non amicizia con Dio, e nel momento in cui la morte ci coglie, quello stato si cristallizza, così è, così rimane e indietro non si torna, cioè è un punto appunto di non ritorno, è un punto di irreversibilità. E poi nel linguaggio comune sapete che la morte è la cessazione del processo vitale umano, ma sapete se distingue anche la morte cerebrale dalla morte biologica. E qui c'è tutto quanto il problema che ancora è oggetto di studio dentro la dottrina della Chiesa. Io per esempio attendo che siano molto ben definite alcune cose, no? Sapete, la morte cerebrale sia quando l'elettroencefalogramma è pianto, ma il cuore batte ancora, perché la morte biologica, la morte fisica sia quando il cuore cessa di battere. E sappiamo che per esempio la tematica del trapianto degli organi si inserisce dentro questo problema. Con la morte cerebrale, perché alcuni organi devono essere espiantati quando uno ancora è biologicamente vivo, perché se cessa l'irrorazione del sangue l'organo va in necrosi e non lo puoi espiantare più. Questo è un bel problema, questo qui, che è ancora, a quanto io non sono un esperto in bioetica, ma a quanto ne so non è stato, diciamo, autorevolmente risolto e definito da un punto di vista magisteriale, ecco, per cui è un problema fondamentale. Per quanto riguarda il trapianto degli organi, di quegli organi che si possono, tipo le corne per esempio, che si possono espiantare anche a prescindere, diciamo, dalla morte biologica, non c'è nessun problema morale. Per gli altri è un punto interrogativo, insomma, io personalmente mi porto nel cuore un punto interrogativo in attesa che si facciano, diciamo così, ulteriori chiarimenti dottrinali fatti bene, insomma. Ecco, quindi nel linguaggio comune la cessazione del processo vitale umano,
La morte biologica sappiamo che è la dissoluzione della struttura molecolare necessaria allo svolgimento della vita. Il cuore cessa di battere, gli organismi, gli organi vanno tutti quanti in necrosi, cessa la circolazione del sangue, le cellule vanno in decomposizione e diventiamo cadaveri. Insomma, questo è proprio tecnicamente più o meno oggi lo sappiamo molto bene da un punto di vista scientifico. Oh, invece in senso filosofico-teologico, anche filosofico, non solo teologico, la morte viene definita come la separazione dell'anima dal corpo quantomeno il corpo cadavere, quindi il corpo diventa cadavere, quindi il principio vitale, che chiamiamo anima, anche qui sapete che i filosofi, non solo Cartesio, chiesti cosa è l'anima, dove sta, in quale punto del corpo sta, eccetera, eccetera, quindi sono fatti tante cose, quindi questi due principi costitutivi dell'uomo, perché l'uomo, così come noi lo conosciamo, già Aristotele lo definì che è forma sostanziale di anima e corpo, quindi c'è una unità di anima e di corpo, non siamo né angeli, che sono voi spiriti, né animali, che sono appunto esseri corporei, che hanno una forma rudimentale di anima, si chiama, qualcuno la chiama sensitiva, qualcun altro la chiama anima immateriale, insomma, ma comunque non è dotata delle facoltà spirituali come la nostra, insomma, gli animali non parlano, non hanno volontà libera, insomma, non eccetera, no? Soltanto delle, possiamo chiamarle passioni, delle forme rudimentali di conoscenza o di associazione mnemonica, ma fanno associare tante cose, per questo le possiamo domesticare e insegnare tante cose, ma non hanno le facoltà spirituali come noi. Quindi questo è, diciamo così, la morte come, diciamo così, posizione strutturale del problema. Ora, la rivelazione è chiarissima nel definire la morte come conseguenza del peccato. Ci sono diversi passi biblici che adesso questi qualcuno dobbiamo andarcela a vedere. Se usciamo da qui e andiamo avanti. Il racconto della Genesi abbiamo il secondo capitolo, il 17, poi il racconto del peccato originale, 3:3-4 e versetto 19, poi due passi del libro della Sapienza e poi due passi della lettera ai Romani. Questi è bene andarli a leggere e cambiamo scrivania. Allora, andiamo subito con Genesi. La voglia 2:17, quando Dio, vedete bene che dietro, no? Il giro, il versetto che ci interessa è questo qui, 16:17, qui c'è la creazione dell'uomo e della donna, c'è il famoso brano in cui Dio, il 16, dà all'uomo il comando: tu potrai mangiare tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Ora penso che sappiate bene che, insomma, la piccola premessa, insomma, non c'era la mela, voi sapete che, ecco, questo è un Apple, no? Voi sapete che pare che Apple abbia scelto come simbolo la mela mozzicata proprio per rievocare il peccato originale, quindi la trasgressione, insomma, ecco, ma non c'era nessuna mela, insomma, questo il discorso è molto molto più profondo. L'albero della conoscenza del bene e del male va oltre, insomma, la mela, no? E poi, riprendi i versetti, ci abbiamo Genesi, ecco l'inganno del diavolo. Il serpente disse alla donna, dopo che lo tenta: non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Questo è questo motivo, diciamo così, formale del peccato originale. Allora la donna vide che l'albero era buono, il marito prese del suo frutto e ne mangiò, poi anche al marito che era con lei, anche lui ne mangiò. Che cosa succede? Succede questo qui, qui c'è tutto quanto le conseguenze del peccato originale. Il Signore Dio disse alla donna, disse al serpente e poi disse ulteriormente all'uomo. 1, 2, 3, l'ultima conseguenza del peccato originale: non si dovrebbe tolto mangiare il pane finché tornerà alla terra, perché da essere stato tratto polvere tu sei e in polvere tornerà. Qui ci stanno tutte quante le
sciorinate le conseguenze del peccato disastroso e del peccato originale. Allora, ancora i due passi del libro della sapienza, bellissimi. Il libro della sapienza è veramente uno spettacolo. C'è Sapienza 1.13 che ci ricorda questa grande verità, che Dio non ha creato la morte e non gode per la divina, per la rovina dei viventi. Quindi né la morte viene da Dio, né Dio è affatto contento che noi moriamo, punto. Egli, Dio, per quanto sta in Dio, ha creato tutto per l'esistenza. Le creature del mondo sono sane, in esse non c'è veleno di morte, negli inferi regnano sulla terra. Questo è quanto ha fatto il Signore. Da dove viene la morte? Allora, secondo capitolo della Sapienza, versetti 23 e 24, c'è la risposta. Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, cioè l'immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fa un'esperienza coloro che gli appartengono. Quindi la morte entra nel mondo perché il diavolo, invidioso della condizione eccellente degli uomini, li tenta al male, loro peccano, e attraverso il peccato, come adesso si ricorderà San Paolo, il veleno della morte è entrato dentro la razza umana. Romani 5,12 e 6,23 sono gli ultimi passi biblici che ci vediamo al riguardo. 5,12 e 6,23. Nel capitolo 5 della lettera ai Romani, San Paolo con tutta quanto una lunga catechesi sul peccato originale, che culmina in questa espressione: come a causa di un uomo solo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Questo tutti hanno peccato si riferisce sia tutti hanno peccato in Adamo come capostipite dell'umanità, sia tutti hanno peccato aggiungendoci la parte propria al grande mostro del cosiddetto peccato del mondo. Ancora 6.23, il salario del peccato è la morte, il salario del peccato lo chiama, no? In un altro passo che non è citato, un giglione della morte del peccato, ma il dono di Dio, perché da Gesù sono morto Signore. Il salario, come un operaio lavora un mese e se prende il frutto del suo lavoro, che è il salario, così la morte purtroppo è frutto, maledetto, del peccato dell'uomo. Quindi la rivelazione su questo qui non è che c'è, adesso qui abbiamo proprio passi espliciti della Sacra Scrittura, quindi non c'è neanche un'operazione, come dire, molto molto complessa fatta dal Magistero della Chiesa. I testi sono abbastanza chiari. Tuttavia il Concilio di Trento, nel decreto sul peccato originale, che sapete che c'era stata una grande eresia luterana che aveva attaccato, oltre a tante altre cose, anche il discorso sul peccato originale travisandolo, che dice testualmente queste parole: chi non ammette che il primo uomo Adamo, avendo trasgredito nel paradiso il comando di Dio, abbiamo letto, ha perso subito la santità e la giustizia nelle quali era stato creato, e che è in corso per questo peccato di prevaricazione nell'ira e nell'indignazione di Dio, e quindi nella morte che Dio gli aveva prima minacciato, e con la morte nella schiavitù di colui che in seguito ebbe il potere della morte, cioè il demonio, e che Adamo per quel peccato di prevaricazione fu peggiorato nell'anima e nel corpo, sia anatema, cioè scomunicato. Il Concilio Vaticano II aggiunge in maniera più veloce, perché non c'è bisogno di ripetere un dogma già scritto, questo c'è e questo resterà fino alla fine del mondo, Gaudium et Spes 18, la fede cristiana insegna che la morte corporale, attenzione, dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato, sarà vinta un giorno. Allora io vi dico sempre, perché la mia esperienza personale proprio di vita e di fede è stata abbastanza forte, io voglio vedere tra i fedeli cattolici battezzati quanti ci credono veramente a queste cose. Dice, vogliamo andare sul vicino vicino, Concilio Vaticano II, basta questa espressione: la morte corporale dalla quale l'uomo sarebbe stato esentato se non avesse peccato. Esentato se non avesse peccato, cioè non saremmo morti.
cioè la nostra vita sarebbe stata come la vita della Madonna, tale qua. La morte come separazione dall'anima e del corpo, la corruzione del corpo, cioè la corruzione del corpo è una cosa abbastanza brutta, perché capito, cioè Gesù Cristo è morto, ed è morto di morte violenta per espiare i nostri peccati. Ha detto il sepolcro, ci è rimasto 36 ore, non ha permesso che il processo di decomposizione iniziasse sul suo corpo. La Madonna, anche se Pio XII non ha risolto il problema, comunque ci sono due posizioni: o un trapasso, come dire, senza passare per la morte, o la scuola francescana dice per assomigliare di più al Signore ha avuto una morte placida e si è risvegliata dopo 3 giorni. Quindi per ora sono entrambe legittime queste posizioni. Io sono più per la prima che per la seconda, però non è stato il dogma e l'assunzione senza definire questo problema. In ogni caso la posizione non è nessuna, che la morte non è cosa che avrebbe dovuto far parte della razza umana, così come non avrebbe dovuto far parte della natura umana il peccato. Gesù e la Madonna sono veri uomini e vere donne come noi. C'è la preghiera eucaristica 4, bellissima, della Chiesa, che ci ha condiviso in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana. Quella preghiera eucaristica è molto lunga, ma a me piace tantissimo, mi piace per esempio, e quando posso la faccio, anche se è un po' lunghetta e forse qualche fedele alza gli occhi al cielo, insomma, ma è bellissima. Ha condiviso in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana, perché peccato e morte sono due cose che non avremmo dovuto conoscere. Io mi chiedo qua, cioè, e quando noi pensiamo a questo fatto qui, come che c'è da fare un gigantesco mea culpa, d'accordo? Perché tutta sta roba qui ce l'abbiamo introdotta noi qua dentro. E tante rivelazioni postume, io sapete, insomma, c'ho un ultimamente ho conosciuto, c'ho un gradimento particolare per gli scritti della Di Carreta, ma lì si vedono tante cose che poi sono sempre state contenute nella tradizione della Chiesa, cioè si vede Dio che vorrebbe dare un sacco di cose belle agli uomini, ma non gliele può dare per come ci siamo ridotti. Quindi che noi col peccato, oltre che a metterci un mare di cui abbiamo tolto a Dio la gioia di poterci fare perfettamente felici anche in questa terra, non lo fare. E anche Gesù e la Madonna, che hanno vissuto senza peccato, a causa della presenza del peccato del mondo, hanno dovuto soffrire per rimuoverne la presenza e gli effetti del male. Un guaio grosso. Cioè, immaginate se una persona, cioè, bisogna sempre poi capire le conseguenze di una fede ben vissuta, no? Una persona che prende sul serio questo discorso, come fa a fare un peccato mortale una persona che prende sul serio questo discorso, capendo e credendo veramente alle conseguenze che questo ingenera? Dipende dal male che si fa. Perché lo fai a te, ma non lo fai soltanto a te, cioè ogni peccato alimenta quel mostro che Giovanni Paolo II, molto bene, San Giovanni Paolo II, tra l'altro, cerchiamo di non mancare di rispetto, chiamava il peccato del mondo, le strutture di peccato, con tutta quanta la mole di male che, capite, come un virus, come qualche cosa si espande misteriosamente ma realmente, d'accordo? Andando a produrre frutti marci e frutti di morte, insomma, no? Che coinvolgono anche il creato, perché poi San Paolo, sia nel libro della Genesi, ma San Paolo stesso spiega che quello, il male che noi facciamo, tutto sto marasma, cioè il disordine anche cosmico, cioè la natura che fa degli scherzi a volte un po' cattivelli, quella che noi chiamiamo tra virgolette natura, cataclismi, tsunami, terremoti, eccetera, eccetera, in senso teologico, questo la Chiesa ha sempre spiegato che queste sono riverberi causati dal peccato dell'uomo, perché il peccato dell'uomo crea caos, disordine, che misteriosamente noi non sappiamo bene dire come, non sappiamo fare rapporti di causa effetto come se fosse una, come dire, un teorema scientifico geometrico, ma però sappiamo fare un discorso di tipo, come dire, non so, una parolaccia, eziologico. Quindi, cioè la causa di tutto questo risiede sempre nel male morale prodotto dall'uomo, che è che è all'origine della causa del male fisico e del male cosmico che c'è in giro. È un guaio, quindi, capite? Sì, io cioè il mio peccato mortale concorre, come dire, in senso ampio a un cataclisma naturale? Eh sì, in un certo senso sì,
non è che siamo così, però in un certo senso sì, perché va a... Allora, il catechismo della Chiesa Cattolica, quindi il nuovo catechismo, quello promulgato da San Giovanni Paolo II nel numero 1008, dice: interpreto dentro dell'affermazione della Sacra Scrittura della tradizione, il magistero della Chiesa, qui c'è un'omissione, insegna che la morte è entrata nel mondo a causa del peccato dell'uomo. Sebbene l'uomo possedesse una natura mortale, Dio lo destinava a non morire. La morte fu dunque contraria ai disegni di Dio, creatore, ed entrò nel mondo come conseguenza del peccato. Questo è il catechismo della Chiesa Cattolica, promulgato 20 anni fa. Non dà stupore, insomma, perché il catechismo rimane sempre lo stesso. Questa affermazione bisogna ricordarla bene. Questi sono articoli di fede, cioè non è che posso dire ma mi convince o non mi convince. Cioè, la fede della Chiesa è questa. Voi sapete che la nostra fede personale, noi non possiamo farci, mi ricordo Borgo San Michele, quando ero un giovane prete avevo la fissazione, perché è un problema grosso, un giorno la chiamavo la fede fai da te, che è un po' un gioco di parole, la fede fai da te, quindi è un po' un... Ma oggi, cioè, tutti quanti dicono io ci credo, io sono cattolico, dico sì, però dico, cioè, allora, il credo che noi diciamo la domenica, che è il credo di Niceo Costantinopoli, il primo grande articolo di fede che fu fatto per combattere la prima grandissima eresia, che fu quella di Ario. Quando studiamo teologia è bellissimo, noi diciamo credo in un solo Dio Padre Onnipotente, ma in greco, perché il concilio di Niceo Costantinopoli è stato scritto in greco, sul Denzinger, gli articoli sono scritti in greco, per cui lo puoi leggere in testo originale soltanto se conosci il greco, ma il credo comincia, Sandro capisco, un pisteuomen, non pisteuo, cioè pisteuomen, cioè noi crediamo in Dio Padre Onnipotente, che significa, vi ricordate quando rinnoviamo le promesse di Pasqua, la notte di Pasqua, diciamo questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. Nel rito antico del battesimo, il rito nuovo ha modificato leggermente, quando il sacerdote andava alla porta della chiesa, e questo mi dispiace, questa è stata una cosa bella mantenerla. Allora, oggi vanno padrino, madrina, dice che cosa chiedi alla chiesa di Dio, rispondo il battesimo. Nel rito antico non era così, te lo faccio leggere perché ce l'ho so. Che cosa chiedi alla chiesa di Dio? La fede. Cosa ti porta? La fede, la fede, la vita eterna, perché la fede non me la posso creare io, cioè il mio essere un uomo o una donna di fede vuol dire entrare dentro il patrimonio di fede che la Chiesa trasmette, che la Chiesa custodisce. Io non posso dire sono credente, ma tutte le cose mi hanno detto, ma che credi in animo, ti pare che la morte è entrata come conseguenza dell'uomo, l'uomo muore, punto e basta, fino al discorso. No, questo è un discorso che, come dire, umanamente parlando è legittimissimo, ma se tu fai questo non sei cattolico, non sei in comunione con la fede della Chiesa, cioè sei, se vuoi una parola che non è offensiva, sei eretico, sei fuori della comunione con la Chiesa, sei anatema, come dice quando il Concilio Vaticano dice sia anatema. Anatema significa scomunicato, letteralmente. Scomunicato non è una cosa brutta, capito? Cioè non è scomunicato come quando uno è cattivo, la scomunica è anche la più grande sanzione canonica che esiste, no? Ma in senso etimologico essere anatema, essere scomunicato vuol dire tu sei fuori della comunione con la Chiesa, tu non stai dentro il pistemo, non stai dentro il non crediamo, te sei rifatta la fede come te pare, e per carità, ma te la fede come te pare, noi siamo comunque, l'essere umano è libero, nessuno può essere costretto col fucile, ma non va bene. Capito? Cioè, ecco perché è importante la formazione della fede, no? Cioè, questo è l'incontro del catechismo degli adulti. Se uno non va all'incontro del catechismo degli adulti, prende il catechismo della Chiesa Cattolica e se lo legge a casa, ma fa come gli pare. Ma l'importante è che ci abbiamo una formazione, che oggi questa formazione di fede purtroppo non c'è. Io tutta quanta questa attenzione l'ho raccontato tante volte, e sono stato ordinato prete da Monsignor Petrocchi, oggi cardinale di Santa Romana Chiesa, e lui, già da quando eravamo seminaristi, ma da giovani preti, ci faceva sempre una testa così, cioè ragazzi, quando dite fatemi la cortesia, curate la formazione, curate, non viene nessuno agli incontri, fateli lo stesso, non fa niente, qualcuno ci verrà, metteteli in giro, formazione, perché oggi la gente non ha gli orizzonti proprio fondamentali, non ha le coordinate essenziali, coi giovani e coi grandi,
non vengono, pazienza, ma lascia che siano loro a non venire, tu fai il tuo dovere e fai quanto puoi per formare le coscienze come Dio comanda. Perché, capite, questo è così. Adesso, la vittoria di Cristo sulla morte, abbiamo ancora un pochino di tempo, anche qui abbiamo dei testi biblici fondamentali, la lettera agli Ebrei, capitolo 2, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, e ancora di nuovo la lettera ai Romani, il capitolo 5. Ce li andiamo un'altra volta a vedere, usciamo da qui, cominciamo da Ebrei 12, 14, 15, sì, ok. L'evidenzio: poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche egli, cioè Gesù, ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere. Mo potrei mettervi anche il testo greco qua sopra, ma non credo che vi interessi. In greco è il signore della morte, cioè il diavolo, il signore della morte. Il signore perché è colui che purtroppo ce l'ha estirata dentro, e liberare così quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la vita. Come ha detto il Concilio di Trento, col peccato non entrava soltanto la morte, è entrata anche la soggezione come schiavi nelle mani del diavolo, perché quando una persona pecca gravemente, si dice nel calvinismo, perde la grazia, diventa una specie, non è che perde il libero arbitrio, ma il potere del diavolo esercita su di lei un'influenza pesante, d'accordo? Perché è difficilissimo, ancora più difficile di quanto già lo è normalmente, astenersi dal male e fare il bene. E come sempre la Chiesa insegna, una volta che uno la grazia di Dio l'ha persa, non si può rientrare in grazia senza un intervento del Signore, cioè senza una mozione esplicita della grazia che ti rimetta in condizione di suscitare la conversione, il pentimento e comunione con Lui. Quindi tu ti metti fuori dalla grazia di Dio e stai sotto la cappa del diavolo senza avere la possibilità di liberarti. Ecco perché si va all'inferno, perché se si muore in questo stato, quindi sotto già le grinfie del diavolo, con la morte questa situazione si cristallizza e il diavolo con le grinfie che ti ha messo da sotto te le toglie più e non le ha più e Dio non gli impedisce di farlo, perché questa operazione non si poteva compiere senza che noi con la nostra volontà ci mettessimo dalla parte sua. Capite? È così, funziona così. Questo è il processo di dannazione, se vogliamo chiamarlo. Il libero arbitrio, padre. Eh certo, è sempre tutto da lì. Padre, volevo fare una domanda riguardo al libero arbitrio, molto breve, ma riguardo al gesto di Eva, potrebbe essere quella la germinale propensione al libero arbitrio dell'uomo? Allora, cioè compiere il peccato potrebbe essere stata fondamentalmente una scelta libera e quindi libera, certo, vero? E quella allora possiamo identificarla. È certo, cioè, ma la prova a cui sono stati sottoposti sia gli angeli che gli uomini sono proprio questi, perché Dio non vuole schiavi, Dio vuole persone che liberamente scelgano di stare dalla parte sua, e non puoi dire che hai liberamente scelto di stare dalla parte sua se non è l'alternativa, quindi di non starci. Il problema è che siamo cibero che i nostri genitori hanno fatto la scelta sbagliata, scelta liberissima. Al primo Corinzi 15:3 c'è San Paolo che in questa piccola sintesi fa proprio una descrizione essenziale dell'opera della salvezza: che ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto, che Cristo, cioè, morì, quindi si è reso partecipe della nostra morte per i nostri peccati secondo le scritture. Quindi stiamo nella sezione della morte di Cristo come conseguenza necessaria della sua opera di redenzione, cioè della sua opera di salvarci e di liberarci dalla morte in cui per colpa nostra e per causa nostra siamo caduti. Dopo Corinzi ci abbiamo due passi della lettera ai Romani, sempre dal capitolo 5, che abbiamo già visto, che è quello che tratta del peccato originale, versetti 17 e 21. E numero 5, ok. Allora, versetto 17: se per la caduta di uno solo, questo uno solo chiaramente è Adamo, la morte ha regnato a causa di un solo uomo,
molti di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Quindi Adamo ha fatto un guaio, ecco, Gesù, il nostro Redentore, è venuto a ribaltarlo, perché attraverso la sua grazia e il dono da parte sua della giustizia potessimo tornare a diventare santi e partecipare in modo proprio, certamente, della sua vittoria sul peccato e sulla morte. Perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regna anche la grazia e la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi da dopo la venuta di nostro Signore, noi siamo stati liberati, uno, dal dominio del peccato, perché se noi vogliamo, attraverso la redenzione operata da Cristo e la grazia, possiamo vivere lontani dal peccato grave. Questa la Chiesa l'ha sempre insegnato, una volta che Gesù Cristo ha compiuto la redenzione, che tu ci hai avuto la grazia, se vuoi, puoi mantenerlo. Questo è un dono grande. Gesù ci ha liberato dalla morte in due sensi. Prima, perché la morte fisica, come vedremo, per un cristiano non è più una tragedia, ma è un giorno che si attende serenamente, perché è il ritorno a casa, si giunge alla pienezza di vita nel paradiso. E secondo, perché la pienezza della vittoria sulla morte la vivremo, come Gesù l'ha vissuta subito con la sua risurrezione, al momento della fine del mondo, con la risurrezione della carne, della nostra vera carne. Anche questo è un altro articolo di fede che voglio vedere, vorrei tanto vedere quanti fedeli cattolici ci credono veramente. La vittoria di Cristo sulla morte biblicamente trova in quei passaggi alcune condizioni. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice: anche Gesù, il figlio di Dio, ha subito la morte proprio della condizione umana, ma malgrado la sua angoscia di fronte ad essa, egli assunse in un atto di totale libera sottomissione alla volontà del Padre suo, e l'obbedienza di Gesù ha trasformato la maledizione della morte in benedizione. Qui c'è un'altra preghiera eucaristica bellissima, questa è quella che piace di più fedeli perché è la più breve, che è la numero 2, quella che parte subito con la consacrazione, dice: Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica, e poi dice una frase però molto bella, è breve ma questa frase è bellissima, e infatti vale la pena di fare questa preghiera eucaristica solo per pensare bene su questa frase: egli, offrendosi liberamente alla sua passione, richiama quelle parole che disse Gesù nel discorso di addio del Vangelo di San Giovanni, dice: io adesso vado e offro la mia vita, da me stesso la offro, nessuno ha il potere di toglierla, ma sono io che la offro, perché io ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo, e questo comando ricevuto dal Padre mio, cioè la mia morte per riscattare tutto il genere umano dalla morte in cui è caduto a causa del peccato. Bellissimo questo. Gesù è veramente un eroe. La rivelazione del Nuovo Testamento, in particolare la morte di Gesù, ci svela due cose: la morte è da un lato espiazione del peccato, e Gesù in questo senso l'ha presa su di sé, è, diciamo, la penitenza estrema, è la conseguenza più grave del peccato originale, ed è introduzione alla vita eterna. Vi dico una cosa, dato che siamo nel mese di Lodotac, durante un'omelia domenica, ma qualche messa domenicale, ma sapete che ripetita a Juventus, quando le cose sono così belle, è meglio che uno le sente due volte piuttosto che uno le sente per niente. E la morte come espiazione del peccato, a me è successo, non vi dico chi, di accompagnare ad una morte stupenda un'anima in una delle parrocchie in cui siamo stati. Era un'anima che aveva una brutta malattia, era una persona di fede, e questa persona è morta veramente come amore cristiano, preparandosi giorno per giorno all'incontro col Signore, e facendo la confessione addirittura generale poco prima della morte, tutta quanta la vita, ricevendo con tutta la fede, l'amore e la devozione possibile l'olio santo. E si fece legare da me un crocifisso, perché guardava il crocifisso durante la giornata, avevo un legame di Gesù che sto aspettando, vieni, portami con te, d'accordo? È stata una cosa veramente, io sono stato felicissimo di accompagnare in questo modo, perché relativamente giovane, una persona molto molto anziana, ma ha fatto una morte meravigliosa. Sant'Alfonso dice, Sant'Alfonso Maria de Liguori, non è l'ultimo arrivato, è dottore della Chiesa oltre che santo, che se una persona vive la morte fisica, come atto di obbedienza a Dio, cioè come ha vissuto questa donna, questa è la conseguenza estrema anche del mio peccato. Io lo accetto volentieri, rinuncio alla vita, te la offro, pronto a morire, lascio tutti, senza problemi, lascio i figli, lascio i nipoti, lascio tutte le cose che ci stanno, e accetto volentieri questa mortificazione, te la offro. Sant'Alfonso dice queste parole: chi muore in questo modo, il purgatorio non ce l'ha. Cioè abbiamo un altro sistema per scappare il purgatorio, perché uno muore martire,
o uno, come ha scritto proprio Francesco nella lettera sulla santità, anche chi dà la vita per un proprio fratello. Adesso c'è questa nuova causa di semimartirio, dare la vita. Nessuno ha l'amore più grande di chi dà la vita. Se io do la vita per salvarne un'altra, pensate alla Santa Giovanna Beretta Molla che fa nascere il figlio e non c'è cura se muore, non è da pensare che uno di questi faccia il purgatorio, o uno diventa un grande santo che va a tutte le penitenze possibili e immaginabili, oppure, per capire, cioè, come si fanno a risparmiarsi il purgatorio? Bisogna fare un sacco di penitenze, ma le prime penitenze che dobbiamo fare sono quelle che ci ha messo Dio davanti. La più grande penitenza che ci ha messo davanti è sorella morte. Quella è la più grande penitenza. Se facciamo bene quella penitenza, capito? Quindi io ricordo sempre, insomma, lo ricordo sempre, anche questa è una cosa che ho detto 100 miliardi di volte, che dietro la mia vocazione c'è l'affrontamento da santo della malattia e della morte di un mio carissimo amico. Insomma, io ho visto che significa averci una fede doc come Dio comanda, e le conseguenze, insomma, veramente grandi che ha comportato, no? Infine, la vittoria di Cristo sulla morte. Gesù l'ha vinta la morte. Quindi, cosa è stata la morte spedita di Gesù? Lui ha preso su di sé l'estrema conseguenza del peccato, quindi l'ultima, e nella forma più atroce e ignominiosa, non meritandolo. Allora, che cosa succede? Questo è San Leone Magno, il grande padre della Chiesa, dice che nella redenzione Dio ha teso una trappola al diavolo. Perché? Numero uno, gli ha nascosto che Gesù fosse veramente il figlio di Dio. Il diavolo non era sicuro, lo sospettava. E che cosa fa? Quando il diavolo vede un santo, lo tormenta in modi possibili perché ne è invidioso. E quindi a Gesù l'ha tormentato e l'ha portato a morire in croce. Ma questo si vede bene nel film della Passione di Mel Gibson, che appena muore Gesù c'è una schermata sul diavolo che si dispera. Perché? Perché dopo che Gesù è morto, al momento stesso che Gesù è morto, Dio ha fatto vedere al diavolo che quello era suo figlio. E quindi che cosa significa? Uno, che aveva offerto, morendo, un sacrificio di valore infinito tale da riparare e distruggere i peccati di tutto quanto il mondo. Ma la seconda cosa è che, essendo Dio e quindi come uomo completamente innocente, lui non poteva morire e non doveva morire. E siccome tutte le violenze che sono state perpetrate contro erano state istigate, anche questo si vede benissimo, dal diavolo, che era il regista della sua morte, al diavolo cosa va? Se tu hai ammazzato quello, ma tu quello non avevi il diritto di ammazzarlo, perché tu puoi far passare per la morte quelli che hanno peccato, non quelli che non hanno peccato. Capite perché chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato? Perché io chiamo Gesù come mio Salvatore, e anche se io sono un peccatore, quindi mi meriterei l'inferno, io chiamo Gesù, Gesù l'inferno non se lo meritava e l'ha passato. E quindi tutti quanti i meriti di Gesù mi vestono, e ogni potere che il diavolo c'è su di me cessa. Capite perché la redenzione è stata nel modo in cui è stata pensata? Guardate che Dio è intelligente, parecchio. Quindi il Signore della morte ha abusato del suo potere, ed è per questo che chiunque invoca il nome di Gesù sarà salvo. Perché invoca l'unico innocente e si para. Che cosa dobbiamo fare al diavolo se non invoca il nome di Gesù? Niente. Ha già prevaricato ammazzandolo in croce, e quindi grazie a quella prevaricazione io, che dovrei morire, sono libero dalle sue griffe. È intelligente il nostro Signore. Prego. Voglio dire, c'è un passo nel Vangelo in cui Gesù dice del diavolo lontanaci, perché lui stava, e quello non manda in confusione. Non manda in confusione, perché lui dice: tu sei il figlio di Dio, che abbiamo a che fare con te. Ma lui non lo dice come certezza, lo dice come sospetto. Anche nelle tentazioni nel deserto, se tu sei il figlio di lui, sospettava, ma non era sicuro. E perché non era sicuro? Questo è sempre San Leone Magno. Perché il motivo per cui Gesù ha avuto una vita apparentemente normale, cioè è nato per esempio da bambino, da una donna, non soltanto perché se no poi tu immagina se Gesù poteva tranquillamente scendere già trentenne, fare quello che c'è, poteva fare qualunque cosa, ma già gli eretici hanno dubitato della vera natura umana di Cristo con tutto il fatto che era vissuta normalmente, figuriamoci. Ma c'era anche un altro motivo di fare una vita apparentemente normale, per ingannare il diavolo, perché il diavolo non è che era cieco, da mo' che se lo stava studiando questo Signore Gesù Cristo, quello l'ha visto che per 30 anni stava dentro una casa, fa il fare, cioè, voi dovete capire, il diavolo è superbo,
Cioè, sì, però ti dico, te pare che il figlio di Maria, ho capito oggi, noi non ci vediamo, cioè il figlio di Dio ha fatto il carpentiere, ha fatto falegname. Cioè, non è che ha fatto l'ingegnere della Apple, capito? O fisico, astrofisico nucleare, ha fatto il falegname, dice, ma te pare questo? Sì, è santo. Ti pare del figlio di Dio? Cioè quello che io ho contemplato e convidiato, che mi ha fulminato, che è lui, non lo sapevo. Anche la Madonna, se uno legge la mistica città di Dio di Maria da Creta, i diavoli avevano il sospetto che fosse lei, perché avevano visto che c'era una creatura che sarebbe stata la madre, ma non erano sicuri che fosse la madre del Messia. Perché? Perché la vedevano come una donnetta, poi pensavano che Gesù fosse nato naturalmente. Non lo sapevano mica che Gesù era nato originalmente. Quando c'è stata l'annunciazione, cioè quella scena, il nostro Signore l'ha blindata al diavolo, non l'ha vista quella scena. Quindi ha visto che andava sposata a Giuseppe, e quindi Gesù è nato normalmente, secondo il diavolo, capito? Quindi dov'è la Vergine? Cioè, non gli tornavano bene i conti, perché la Vergine concepirà, ma questa non è Vergine, perché sta con San Giuseppe, questo è nato, cioè sono tutti santi questi qua, quindi il diavolo si arrovellava. Guardate che sono dei passi della mistica città di Dio, che sono divertentissimi. Ogni tanto Satana fa il conciliabolo con i demoni, se sono discorsi che dice, ma ci stanno questi, cioè, dobbiamo farli, che dobbiamo inventarci qualcosa, questi sono troppo santi, dice, ma fossero loro, ma non può essere che sono loro, però quello fa falegname, questa è quella è una donnetta che sta tutto il giorno dentro casa, ma ti pare che quella è la Vergine che concepirà il figlio di Dio, ma fa una vita così piccola, povera, guardala come va in giro, è una donna come tutti gli altri, sembra una donnetta qualunque, insomma. Quindi, ma la superficialità demoniaca di Satana che si scopre è un frutto, è volontà di Dio, oppure era proprio... È la sua superbia, perché è la sua superbia. Quindi lui interpreta fondamentalmente quello perché che... Perché secondo lui, cioè, lui è affamato di gloria, capito? Cioè Dio non poteva scegliere dei modi così umili per venire al mondo. Ecco qual è stata la trappola, l'inganno. Quindi rapporta la presenza di Dio al suo schema mentale. La gloria, il trionfo, le cose, capito? Mi pare che questo va in giro. Dio è intelligente, quindi per questo è quando il diavolo fa il pazzo, anche adesso, tutte quante le pazzie che sta facendo adesso, io non vedo l'ora di farmi una bella risata, perché se stava a tripolare, perché stava a tripolare, insomma, ma questo va a finire in gloria, va a finire, quindi io voglio proprio vedere che si inventa stavolta il nostro Signore per umiliarlo, per la Madonna per schiacciargli un'altra volta la testa, perché l'ha detta a Fatima, alla fine vinco io, certo, prima che si vince c'è stata fa... come disse Giovanni Paolo II quando arriva il terzo secolo di Fatima, la via Crucis che finisce mai su quel monte, insomma, interminabile, ma presto o tardi finirà e vedremo che si inventa nostro Signore, no? Quindi la morte di Gesù ha svolto la funzione di essere soddisfazione di carne per tutti i peccatori, perché accolta ed offerta con amore al Padre dal Figlio di Dio in persona, l'unico che potesse dare la vita di riscatto per tutti, non avendo nulla da riscattare per sé. L'opera della redenzione è una grande opera, e quindi la morte di Gesù in questo senso trasforma la nostra morte da condanna per il peccato a passaggio da questo mondo al Padre in attesa della risurrezione finale, che è la nostra partecipazione alla risurrezione di Gesù. Perché Gesù non doveva rispettare qualcosa per se stesso, perché... certo, che deve essere oh, infine abbiamo la morte come ritorno in patria. Anche qui abbiamo due testi del biblici, la lettera, la seconda lettera ai Corinzi e poi questa, mi ricordo del compagno 1.23, eccolo qua, la lettera ai Filippesi, guardate che bello, comincio a leggere un po' prima. Così affrontano la morte cristiana. Per me il vivere è Cristo, quindi la mia vita io la vivo al servizio di Cristo, e il morire è un guadagno, non vedo l'ora. Ma se vivere nel corpo significa lavorare con frutto, quindi perché io vivendo nel corpo evangelizzo, aiuto le persone a conoscere il Signore, cioè, che faccio? Vivo o moro? Bella domanda. Non so davvero che cosa debba scegliere. Sono messa alle strette infatti tra queste due cose, da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, e dalla morte come ritorno in patria, il che sarebbe assai meglio,
dall'altra parte è più necessario per voi che rimanga nella carne, così vi continua a maestrare un altro modo. Per conto mio sono convinto che resterò e continuerò ad essere d'aiuto per il progresso e la gioia della vostra vita. E qui anche noi dobbiamo, che è la morte per me? Cioè, questa è una domanda che ciascuno deve rispondere nel cuore. Io ho detto tante volte, io ogni sera vado a dormire, tutto contento, un giorno di meno, non vedo l'ora, certo, per carità, qui bisogna prima lavorare e servire il nostro Signore, ma io lo confesso candidamente, cioè io non vedo l'ora, perché non ho nessun dubbio che veramente di là ci sarà da divertirsi e non poco, insomma, certo, prima di divertirsi uno deve lavorare, quindi per carità, però bisogna vedere come noi vediamo questo mistero della morte, no? A noi ci dici di lavorare e lei se ne vuole mettere la scuola. Allora, appunto, è carino. Vedete, allora, qui è meglio leggerlo tutto, anche se il versetto citato all'otto, no? Dice, sappiamo, questo è uno dei brani che si legge ai funerali, è uno dei miei preferiti, uno di quello che leggo più spesso, perché è proprio la visione cristiana della morte. Sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo, che cos'è il corpo? È la nostra abitazione sulla terra. Noi riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora eterna non costruita da mani d'uomo, c'è. Attenzione, sappiamo, cioè se non sappiamo questa è la scontata, ci crediamo, forse sarà così. No, questo lo sappiamo. Perciò sospiriamo in questo nostro stato, qual è il nostro stato? La vita che stiamo vivendo ancora sulla terra, desiderosi di vestirci del nostro corpo celeste. Un corpo celeste. E attenzione, qui non è detto che faccia riferimento alla risurrezione della carne, un corpo celeste che parla San Paolo, un'espressione misteriosa. A condizione però di essere trovati già vestiti, non nudi, questa è un'espressione che ricontate le parabole, la veste bianca, quindi già vestiti vuol dire che tu devi presentare il nostro Signore con le opere sante, con le opere buone compiute, perché se ti presenti nudo in paradiso non ce vai. In realtà quando siamo in questo corpo, sospiriamo come sotto un peso, non volendo venire spogliati, ma sopravvestiti. Perché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita, è Dio che ci ha fatto i per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito, cioè la vita di grazia che ci vuole vivere nella pace, nella gioia già adesso. Così dunque siamo sempre pieni di fiducia, sapendo che finché abitiamo nel corpo, siamo in esilio, lontano dal Signore. Sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime, diciamo, gementi piangenti. Orsù dunque, mostraci dopo questo esilio Gesù, diciamo, ma noi, cioè l'esilio. Io lo so che è l'esilio, dico sempre, perché io sono campato, perché sono mannato. Sono andato 40 giorni, lo racconto sempre, in terra di missione, il paese più povero dell'America Latina, e io ho sofferto tantissimo, perché stiamo tutti sempre a parlare male dell'Italia, ma io da testimone dico, se vai lontano dall'Italia stai male, non vedo tornare a casa, non sono proprio fatto per far missionario, il giorno che è tornato questo aereo era il giorno più bello della vita mia, perché casa tua, la terra tua, l'aria tua, la lingua tua, le persone tue, sì, ti abbeglio gli italiani quello che sono, le altre cose male, però l'esilio è una cosa brutta, ma tutto dice quello in cui stiamo in esilio, lontano dal Signore, camminiamo nella fede, non ancora in visione, tante cose belle, le cose più belle, ma se noi potessimo vedere che succede durante l'Eucaristia, il Signore non ce lo fa vedere, perché se lo vedessimo poi staremmo veramente a messa tutti i giorni, ma non ce l'avremmo nessun merito però. Capito? Invece devono stare nella fede. Allora però siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo ed abitare presso il Signore. Cioè, dice, per quanto dipende da te che vorresti fare? Siamo sempre combattuti perché se uno dice voglio andarmene subito, uno va un po' al superbo perché dice ma chi ha detto me l'avevo subito in paradiso, è meglio che stavo un altro po'. Però la morte non è uno spauracchio di cui Dio, la cosa dice, mamma mia, non esiste. Perciò ci sforziamo. Sia dimorando nel corpo, esulando adesso, di essere a lui crediti. Cioè la morte è una cosa serena per noi, una cosa bella, e noi dai, tranquillo. Noi siamo così, non siamo come dire senza speranza, diciamo come mondani che sono attaccati alla vita, insomma, come non c'essero altro, no? Allora, il catechismo della Chiesa Cattolica dice grazie a Cristo la morte cristiana ha un significato positivo e cita uno dei passi che abbiamo letto. Per me vivere è Cristo e morire un guadagno. Cita anche un altro, seconda di modo. Certo è questa parola, se moriamo con Lui, vivremo con Lui. Qui sta la novità essenziale della morte. Mediante il battesimo, il cristiano è già sacramentalmente morto con Cristo per vivere una vita nuova. E se noi moriamo nella grazia di Cristo, la morte fisica consuma questo morire con Cristo e compie la nostra incorporazione a Lui nel suo atto redentore. E basta.
Quindi, concludendo, una sintesi della visione cristiana della morte. 1. Qui è la morte è la soddisfazione per il peccato, quindi l'espiazione sopra, ed è bene viverla come suprema obbedienza a Dio, quindi l'assunzione volontaria della morte, come assunzione dell'estrema e più triste conseguenza del peccato. Allora, chi muore in questo modo, Sant'Alfonso dice che il purgatorio non se lo fa, perché ha fatto tutta la penitenza che Dio gli aveva imposto. Il gesto supremo di amore è la morte, poi come stare con Gesù diventare la nostra, perché la morte è abbandonarsi a Dio totalmente per iniziare a vivere nell'eternità. Per questo la morte si può desiderare, come hanno fatto i santi, che si desidera la morte come quelli che sono depressi o come quelli che si vogliono suicidare perché disprezzano la vita. No, si desidera la morte perché si desidera la vita eterna, d'accordo? E chi se la toglie la vita? Processo ci avrà nell'aldilà? Se non ha, allora di per sé togliersi la vita oggettivamente è un atto gravemente contrario alla legge di Dio, quindi è un atto oggettivamente molto grave. Il giudizio della persona che fa questa cosa spetta soltanto al Signore, nel senso che bisogna vedere le circostanze che l'hanno portato a fare questo, il grado, come dire, di esaurimento che c'aveva, quanto era padrone lucido nel compiere quest'atto, tutta una serie di cose che soltanto, però di per sé. Una volta infatti la Chiesa non faceva il funerale suicidi, adesso lo fa, attenzione, non perché il suicidio non sia una cosa grave, ma perché comprende che non ci si può comunque sostituire al giudizio di Dio, d'accordo? Certo, vi ricordate il caso Welby, quando il suicidio è un atto lucido, predeterminato, prestudiato, voluto lucidamente, vi ricordate Welby, se il funerale in Chiesa non è stato fatto. Ma quando è un gesto di disperazione, un gesto estrema, non si possono negare al suicida il conforto delle esequie, perché tanto se è andato all'inferno il funerale non serve a niente, ma se si è salvato perché ha fatto un atto in condizioni in cui non ci stava tutto con la testa, per cui anche se è un atto gravissimo non è giudicabile agli occhi di Dio come peccato mortale, questo non possiamo essere noi a dire. E questi che stanno usando l'eutanasia? L'eutanasia certamente è una cosa che è fatta, no. Chi sceglie, perché l'eutanasia è una cosa fatta in maniera assolutamente, se entrasse l'eutanasia io sono certo non spetta a me, queste sono cose che poi dovranno decidere i vertici, no? Ma di per sé uno che sceglie, perché l'eutanasia, adesso conto che se fosse l'eutanasia come vedi in Olanda, che tu che sei una giovanotta che tra qualche tempo sei qualche anno in più, te ne vai in ospedale, tua figlia può scrivere ammazzala, questo che è evidente perché così succede in alcune situazioni, è chiaro che tu c'è nessuna colpa, è chiaro che te lo faccio un funerale, ma se l'eutanasia è un atto mio, quindi sono io che dico, come fatti successi anche recentemente, voglio morire invece faccio portare a fare il suicidio al suicidio, è un atto lucido. Famiglia, io che non lo fanno, perché io in quel momento sono pazza per chiedere una cosa del genere. Se eri pazza non succede niente, ma se eri lucida, Dio ti giudicherà per quando tu hai espresso lucidamente quella volontà. Quindi quando c'è la piena avvertenza e il deliberato consenso, se la materia è pure grave c'è peccato mortale. Certo, noi non possiamo sempre giudicare questi due elementi, no? Perché poi si mette nel peccato anche chi l'ha. Questo che i medici hanno già cominciato con l'aria che tira in Italia a dire io non lo faccio, i medici cattolici, non esiste proprio. E poi loro vogliono uno negli ospedali cattolici, insomma, che siamo matti. Ma scherzi. Però. Quindi il terzo punto, ritorno al padre e alla patria beata. Si marca la soglia del cielo. Tanto è vero che i primi cristiani chiamavano la morte il dies natalis. Quando noi celebriamo un santo, di un santo non celebriamo la data di nascita, ma celebriamo la data di morte. Un santo si celebra ordinariamente il giorno della sua morte terrena. Perché il giorno della nascita al cielo, il dies natalis, lo chiamavano i primi cristiani. Poi. Ancora qualche altra considerazione, lo Spirito Santo accompagna il trapasso, il consolatore per eccellenza che rende capace di compiere a Dio l'offerta suprema. Qui c'è il discorso sul sacramento dell'unzione, cerchiamo noi di riceverlo e cerchiamo di farlo ricevere ai nostri cari, perché anche da queste parti, come è successo anche a Albor, come è successo a Santa Maria Coletti, non pochi fanno morire familiari come bestie
senza l'olio santo, perché non chiamo il prete, perché se chiamo il prete questo si impressiona e poi si pensa che sta per morire e li fanno morire senza l'olio santo. Lo dico sempre, lo dico con sofferenza, che su 200 funerali che avrò celebrato, forse 300 non sono prete, ma forse il 10 o 15% hanno ricevuto l'olio santo, non di più. È uno dei sacramenti che ho meno amministrato da quando sono prete, cioè tra battesimo, penitenza, messa, funerali e matrimoni. L'olio santo sta nella top, anzi siamo al matrimonio, i matrimoni in chiesa, avete visto che adesso al nord Italia il matrimonio comune hanno superato i matrimoni in chiesa, sta due giorni fa sul giornale, quindi stiamo andando, sì sì. L'angelo custode accompagna le anime al cielo, questa è una pia credenza, che è lui, quando moriamo prende la nostra anima e la conduce in quel famoso tunnel che vedono le esperienze di pre-morte verso la patria beata, quindi dinanzi al Signore. Alla morte bisogna prepararsi, perché i santi hanno detto che si muore come si vive. Noi ogni giorno diciamo all'Ave Maria, prega per noi nell'ora della nostra morte, e c'era una grande preghiera che era salvaci dalla morte improvvisa, che la morte improvvisa non è una grazia, è una disgrazia per i credenti. E San Giuseppe, il nostro San Giuseppe, è da sempre invocato come patrono della buona morte. Patrono della buona morte perché la tradizione ci narra che San Giuseppe è morto prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù, beato a lui, è morto tra le braccia di Gesù e di Maria. Quindi, a morire meglio di così è impossibile. Vita buona morte, scusa, le faccio certe domande. San Giuseppe ha avuto il percorso in un cimitero male come noi? Male come noi, fino a quando Gesù non è morto in croce e disceso all'inferno il sabato santo, San Giuseppe si è accodato a Mosè, a Abramo, ai profeti e ha atteso anche lui il famoso limbo. Certamente. Quindi nel limbo ci sono anche, possono essere del tipo la città di dite dantesca, anche coloro che potrebbero. Lo vedremo poi, certo. Il limbo dei Santi Padri certamente esisteva, quindi la dimora dei santi prima che Gesù compisse la redenzione, questo è di fede, perché è un articolo di fede che Gesù discese agli inferi, che è esattamente quel luogo. Bisogna vedere se esiste l'altro limbo, poi lo vedremo a suo tempo. La morte comunque conserva, evidentemente essendo una conseguenza del peccato, una valenza comunque negativa. È significativo il pianto di Gesù sulla tomba di Lazzaro, perché la morte è comunque distruzione, mortificazione della persona, è un nemico dell'uomo ed è un nemico di Dio la morte, che dovrà essere annientata. E infatti San Paolo in 1 Corinzi 15:26 scrive che l'ultimo nemico ad essere annientato con la risurrezione dei morti sarà appunto la morte, perché la morte non deve in nessun modo regnare su noi uomini e grazie alla vittoria che Cristo ha già ottenuto non regnerà. Mi raccomando, che è assolutamente fuori dalla comunione della Chiesa chi pensa che dopo la morte ci siano reincarnazioni di qualunque genere o specie o tipo, sia in uomini che in animali, o cose del genere. Queste sono fantasie proprie di altre fedi, di altre filosofie, non hanno niente a che fare con. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.